Buona mattina o buongiorno a chi ci segue in differita e ovviamente ben svegliati a chi ci segue in diretta alle 7 e un quarto del mattino. Allora, due cose subito da fare. La prima è il telefonino da verticale diventa orizzontale perché ci sono le slide. Il secondo, insomma, mettete qualche like o condividete, perché oggi parliamo di qualcosa che tutti facciamo, giusto o sbagliato, vedremo, che ci lega alla nostra attività, sia che facciamo sport o facciamo fitness. Che cos'è questa cosa che facciamo tutti? Oltre che chiacchierare, è il riscaldamento, cioè una delle fasi più importanti dell'allenamento. Questo è un argomento che riguarda Training Expert, che è proprio la metodologia dell'allenamento che vi riclassifica tutto, proprio dal riscaldamento, la parte iniziale, centrale, quando fare la velocità, quando fare la forza, quando fare la resistenza, quando fare lo stretching, cosa fare nella preparazione, insomma, tutta una cosa molto grande che nelle dirette insomma, della mattina riusciamo a vedere. Allora, prima slide è questa che ci dice che il riscaldamento solitamente viene fatto, come dire, noi tutti lo facciamo, non c'è persona, forse anche i bambini sanno che prima di iniziare qualcosa devono fare il riscaldamento. Poi è anche vero che invece man mano che si diventa adulti si dimentica, dice no, ma aspetta, oggi arrivo tardi, e infatti si comprime tanto questo tempo sbagliando, perché il riscaldamento è legato a due fattori soprattutto. Un fattore è quello legato alla temperatura e il secondo fattore è quello non legato alla temperatura. Sono due cose molto importanti che devono viaggiare insieme per avere gli effetti, la sicurezza e il vantaggio del riscaldamento. Vediamo quali sono infatti i vantaggi di quello che il riscaldamento fa legandosi alla temperatura. Diminuzione della resistenza ai muscoli, di muscoli e articolazioni, maggiore rilascio di ossigeno da parte di emoglobina e mioglobina, aumento delle reazioni metaboliche, incremento di conduzione dell'impulso nervoso e incremento della termoregolazione. Insomma, anche qui non vorrei essere complicato, lo sapete che non è il mio effetto, ma siete interessati a quello che state facendo, nel senso, state facendo, che so, attività in palestra o attività in piscina o di combattimento, eccetera. Ok, siete interessati, ad esempio, che ci sia più ossigeno ai vostri muscoli? Ok, buono, e allora dovete fare riscaldamento. Siete interessati che la velocità di reazione dell'impulso nervoso sia più efficace? Bene, allora dovete fare riscaldamento. Siete interessati che le vostre La velocità della reazione energica, del metabolismo energetico sia più veloce, quindi produzione di maggiore energia nel minor tempo? Bene, allora questi aspetti sono quelli legati all'aumento della temperatura. Immaginate anche quanto può essere importante, dove il rilascio della molecola dell'ossigeno che viene agganciata ad una proteina nel trasporto dal miocardio al muscolo, questo rilascio viene migliorato e poi viene migliorato anche il rilascio sia dell'emoglobina che della mioglobina all'interno della cellula e quindi verso i mitocondri. Tutta questa cosa è veramente molto importante e succede quando l'aumento della temperatura cade, quindi quando si fa un riscaldamento, diciamo, di tipo progressivo, ma non è lo stesso perché ci sono un altro 50% di effetti che forse sono meno conosciuti. Non legati infatti alla temperatura, ovvero incremento del flusso sanguigno ai muscoli impegnati, ed ancora incremento del consumo di ossigeno basale, potenziamento post-attivazione e poi effetti psicologici di preparazione, sia all'evento agonistico che all'allenamento. Quindi da una parte il riscaldamento deve essere fatto in funzione di sollevare la temperatura, per quello che abbiamo visto, e dall'altra parte non è detto che la temperatura sia necessaria perché il miglioramento della quantità di sangue, l'aumento della quantità di sangue ai muscoli. Noi passiamo da seduti a 5 litri al minuto a una massima velocità 25 litri al minuto, quindi ci serve questa quantità. Così come tutto quello che riguarda anche gli aspetti mentali, di concentrazione e quant'altro. Quindi il riscaldamento va fatto fino a 15 minuti, deve essere progressivo, non deve impegnare fortemente le aree glicolitiche, quindi se dobbiamo fare degli scatti, mettiamola così, non facciamo degli scatti superiori ai 6-10 secondi perché verrebbe già incrementata la produzione di acido lattico e soprattutto verrebbero utilizzate le scorte di glicogeno. Non ha senso metterlo nel riscaldamento, soprattutto se poi abbiamo una gara o un allenamento importante. Però va sempre fatto, non rinunciate e come avete visto, noi abbiamo parlato di stretching, perché lo stretching non va messo nel riscaldamento se è stretching di tipo statico o passivo. Va bene lo stretching, ma di tipo dinamico nella parte fisica
finale del riscaldamento. Spero che sia stato non troppo complicato e forse utile. Condividi se vuoi, se vuoi rivedere tutte le dirette lo puoi fare anche sul canale YouTube, nuovissimo, vai a cercarmi e grazie, a domani alle 7:15. Condividi se vuoi, ciao!